Sara è uscita di notte mentre Amy stava dormendo sul divano. E quando è tornata, Amy non c'era più. Ma il telefono era ancora sul divano. L'ultimo numero da lei composto era 6-444-5533. Sara sospetta di 3 persone che potrebbero essere coinvolte nella sparizione di Amy. La cugina Tina, il loro vicino Mike e il fratello Luke. Quando arriva la polizia, analizzano il telefono e scoprono chi è il colpevole. Hai 7 secondi per capirlo. È stato Mike. Amy ha usato il T9 sulla tastiera del telefono. Questo significa che ha premuto ogni numero per diverse volte per trovare la lettera corrispondente. I numeri compongono la parola Mike. Un uomo d'affari è in aeroporto e si prepara a fare i controlli di sicurezza quando si accorge che qualcuno gli ha rubato la valigia. La polizia identifica 3 sospetti e li interroga uno ad uno. Lisa dice: «Perché dovrei rubare a qualcuno una vecchia valigia marrone? Ho già la mia!» Mike invece dice che lui preferisce sempre viaggiare senza bagaglio, gli basta il suo zaino. Rob ha un braccio rotto e una caviglia slogata, non avrebbe mai potuto portar via una valigia. La polizia capisce subito chi di loro è il colpevole. Lo hai capito anche tu? È stata Lisa. Nessuno aveva mai detto che la valigia fosse marrone. Un giorno l'insegnante decide di fare un test, ma i suoi studenti si rifiutano. Può punire soltanto uno studente per non aver obbedito. Tutti gli studenti si conoscono tra di loro. E se uno studente sapeva che sarebbe stato punito, allora avrebbe fatto il test. Come può l'insegnante convincere tutti gli studenti a fare il test? Ha detto a tutti che avrebbe punito il primo studente in ordine alfabetico. In questo modo, questo studente avrebbe deciso di fare il test. E così anche lo studente dopo, e così via, fino alla fine. Brandon si è seduto al bar e ha trovato una mosca nel suo drink. Che schifo! Chiese quindi al cameriere di portargli un altro caffè. Dopo aver ricevuto la nuova tazza e averne bevuto un sorso, si arrabbiò. Brandon si rese conto che era la stessa tazza di caffè che aveva bevuto all'inizio. Come faceva a sapere che era la stessa tazza di caffè? Non ci vuole un esperto di caffè per capirlo. Il secondo caffè era già zuccherato. Brandon aveva messo lo zucchero nella sua prima tazza prima di accorgersi della mosca. È un sabato mattina. Qualcuno denuncia alla polizia il furto di preziosi gioielli dal caveau di una banca. La detective Diaz si reca sul posto e per prima cosa, entrando in banca, chiede di guardare i filmati delle videocamere di sicurezza. Guarda caso, però, erano tutte fuori uso, quindi il colpo è stato pianificato all'interno. I sospetti sono una guardia giurata, un cassiere e un analista finanziario. L'agente perquisisce le loro scrivanie. Tom, la guardia giurata, ha nel cassetto le chiavi del caveau. Mark, il cassiere, ha nel cassetto un paio di guanti. Tim, l'analista, ha il passepartout nel suo cassetto, con cui può aprire anche il caveau dove, spiega, conserva importanti documenti. L'agente Diaz capisce all'istante chi è il ladro. L'hai capito anche tu? Il colpevole è Tim. Nel caveau, infatti, c'erano solo gioielli, nessun documento. Una prestigiosa galleria d'arte inaugura una nuova mostra. Al termine della serata, il gallerista scopre però che 4 dei più preziosi dipinti floreali sono stati rubati. La polizia arriva subito per indagare e alla fine identifica non uno, non due, ma... sì, 3 sospetti. Jenna, un'artista, afferma di essere stata tutta la sera nel suo studio a dipingere. Bob, il guardiano, dice di essere rimasto fuori tutta la sera, perciò chissà come hanno fatto a portar via i quadri coi fiori. Louis, del catering, dice invece che non si era nemmeno accorto del furto fino all'arrivo della polizia. E allora, chi è il ladro? Il ladro è il guardiano. Come faceva a sapere quali dipinti erano stati sottratti se davvero era rimasto fuori tutta la sera? Ah, Bob,
un uomo sta guidando in auto lungo un'autostrada. Dopo diverse ore di viaggio è stanco e sta diventando buio. Poi nota il cartello di un motel. Quando l'autista lo raggiunge vede tre edifici, uno con una porta di legno, uno con la porta argentata e uno con la porta dorata. Quale porta dovrebbe aprire? La portiera dell'auto, ovviamente. Il padre di John ha tre figli. C'è Jack, uno studente tranquillo e intelligente. Poi c'è Jason, un atleta popolare. Dunque, chi è il terzo figlio? È John. Il padre di John ha tre figli. Jack, Jason e, ovviamente, John. Lucas viveva a Parigi, ma non gli piaceva la Torre Eiffel. Così ogni giorno era solito cenare nell'unico posto dove la torre non poteva essere vista. Qual era questo posto? Lucas cenava sempre in un bar sotto la torre. Oliver era sul suo yacht quando qualcosa andò terribilmente storto e lo yacht affondò in mezzo all'oceano. Dopo aver nuotato per ore, l'uomo si risvegliò su un'isola deserta. Dopo essersi guardato intorno, vide due uomini. Beh, dopo tutto non era così deserta. Erano isolani e volevano chiuderlo in una delle grotte presenti sull'isola. Oliver accettò, ma gli chiese di esaudire un ultimo desiderio. E quando l'uomo lo espresse, lo liberarono. Ma qual era questo suo desiderio? Ha detto, ci sto, ma solo il più intelligente tra noi può rinchiudermi. Sei uno studente e hai un importante esame di filosofia. Cavolo, che stress! Tu, come la maggior parte dei tuoi compagni di classe, non avete prestato molta attenzione o imparato nulla. E il giorno dell'esame l'insegnante mette una sedia al centro dell'aula e dice «Nessuno di voi ha studiato, quindi a tutti darò una possibilità di superarlo. Vedete questa sedia?» Datemi delle prove che non esiste. Chi mi convincerà supererà l'esame. A parte il fatto che l'insegnante mi ricorda quel tipo strano della prima domanda, cosa dovresti scrivere per superare l'esame? La risposta corretta è: ma quale sedia? Mentre cerchi di orientarti nel folto della foresta, ti ritrovi davanti due orsetti. Che ne dici? Vuoi offrire loro la merendina che hai in tasca? Ma sul serio, cosa farai? Dai da mangiare agli orsetti e giochi con loro. Mantieni la calma e lentamente, ma senza perder tempo, ti allontani da lì. Mantenere la calma? Sì, come no, corro via a gambe levate più lontano possibile dagli orsi. Hai poco tempo per decidere, soltanto 7 secondi. Allontanati da lì, ma con molta, molta calma. Se ci sono due orsetti, è probabile che anche la loro mamma sia nelle vicinanze. Se ti metti a correre, attirerai la sua attenzione e lei proteggerà ferocemente i suoi piccoli, anche se non avevi cattive intenzioni. Jack, un investigatore privato, è a caccia di una persona che usa fingersi povera per farsi regalare cibo e bevande in una caffetteria. Ma è difficile capire di chi si tratta. Bisogna stare attenti ai dettagli. Riuscirai ad aiutare Jack? È la signora col vestito grigio. Povera, ma con le chiavi della macchina in mano? Susie e Jason sono sposati da 10 anni e un giorno Susie se ne va per un viaggio d'affari. Doveva stare via per 2 giorni, ma quando ritorna, Jason si rende conto che qualcosa non torna. Quella donna non è sua moglie. Ma come ha fatto a capirlo? Susie ha sempre indossato la fede nuziale, ma l'impostore non l'aveva e non si vede nemmeno il segno dell'anello. Oppure era davvero Susie, ma è tornata dopo essersi rifatta il naso e magari con l'anello ha pagato l'intervento. Potrebbe essere. Lisa è una chitarrista di successo e suona in una rock band. Venerdì sera hanno un importante concerto e tutti quanti la stanno aspettando.
ma non si trova da nessuna parte. Finalmente la ragazza si presenta, ma non è Lisa, era la sorella gemella, Sara. In pratica ha chiuso la sorella nel seminterrato, ha preso i suoi vestiti e la sua chitarra e si è presentata al posto suo. Ma non appena la vedono, capiscono subito che non è Lisa. Ma come hanno fatto? Per suonare la chitarra devi avere le unghie corte, Sara le ha lunghe, ma a quanto pare non si è preoccupata di tagliarle. In una piovosa domenica mattina, Jane, che fa la governante a casa del principe, inizia a fare le pulizie. Ma ben presto si accorge che il principe è stato prelevato con la forza, perché la sua stanza da letto è tutta sottosopra. Vasi rotti, bicchieri rotti e residui di nastro adesivo. Jane chiama subito la polizia, che arrivando sul posto interroga tutti i presenti. Il maggiordomo racconta di essere stato impegnato a pulire l'automobile del principe. Jane sottolinea come abbia subito chiamato la polizia, appena visto il disastro in camera da letto. Il giardiniere dice di non aver nemmeno messo piede in casa perché stava annaffiando le piante in giardino. Saprai aiutare la polizia a capirci qualcosa? Hai 7 secondi. È stato il giardiniere. Quella mattina pioveva, ricordi? Che bisogno aveva di annaffiare le piante? Mary è bloccata su un'isola nel bel mezzo di un enorme lago. Non sa nuotare e non ha una barca. La città più vicina si trova lungo la riva a 5 km. Tutto ciò che ha sono 3 corde, ognuna lunga 5 metri. 3 ore dopo Mary è in città, ma come è riuscita a fuggire dall'isola? È inverno e il lago è ghiacciato. Mary ha semplicemente camminato sul ghiaccio. Amy ha vinto 20 milioni alla lotteria. Il giorno dopo aver riscosso la vincita, decide di passare una notte in un albergo di lusso e di postare un video sulla sua vita. Racconta di sua sorella, che non ha più visto da quando erano bambine. La mattina dopo, 3 ragazze le si presentano e tutte dicono di essere sua sorella. Si somigliano tutte e 3, ma quale di loro sta dicendo la verità? È la ragazza sulla destra. Ha lo stesso neo di Amy sulla guancia, un tatuaggio con la lettera A e un altro tatuaggio con 2 bambine che si tengono per mano. Immaginiamo di non sapere che aspetto abbia un elefante. Un giorno vai con i tuoi amici a fare un safari per osservare gli animali. Uno di loro ti indica un rinoceronte e ti dice che è un elefante. L'altro ti mostra un ippopotamo e ti dice che è un elefante. A chi crederai e perché? Il compito era di immaginare di non conoscere l'aspetto di un elefante. Ma sai benissimo che aspetto hanno un ippopotamo e un rinoceronte. Significa che non crederai a nessuno dei tuoi amici. Ragazzo, con un paio di amici bugiardi come questi... Dopo una nevicata particolarmente intensa, Daniel è uscito e ha scoperto che nel suo giardino c'era il doppio della neve rispetto a quella del vicino. Ma Daniel non sembrava affatto sorpreso. Come mai? Prova a spalare la strada verso la verità, hai 7 secondi. Non c'è nessun mistero, il giardino di Daniel è 2 volte più grande di quello del suo vicino. In giardino c'è un barile con dell'acqua. Guardi dentro e vedi che è mezzo pieno, ma un tuo amico sostiene che è mezzo vuoto. Riesci a capire chi ha ragione senza usare nessuno strumento di misurazione e senza svuotare il barile? Basta inclinare il barile in modo che l'acqua tocchi il bordo. Se riesci a vedere il fondo, il barile è più vuoto che pieno. Se il fondo è ancora ricoperto d'acqua, è pieno più della metà. Ormai è notte, è buio pesto e hai davvero molto sonno. Ma mentre chiudi gli occhi senti qualcuno chiamarti per nome. Per la sorpresa ti metti a correre all'impazzata, ma il sentiero si divide in 3 davanti a te. La prima parte è coperta di braci ardenti, la seconda è disseminata di chiodi arrugginiti, la terza invece di vetri infranti. Quale sentiero sceglierai? Sì, lo so, ora lo scenario è un po' meno realistico, ma ehi, si fa per giocare. Quello che conta è il tuo punteggio finale.
Scegli i carboni ardenti. Se correrai, i tuoi piedi non faranno in tempo a scottarsi. David si è perso in una giungla. Dopo aver vagato per ore all'ora di pranzo, arriva in un luogo in cui il sentiero si divide in tre sentieri più piccoli. Il primo porta a un vulcano attivo con molta lava rovente all'interno. Il secondo porta in una radura brulicante di pipistrelli velenosi. E il terzo si conclude in una palude che ingoia tutto e tutti quelli che ci vanno. Dove dovrebbe andare? David dovrebbe scegliere il secondo percorso. La maggior parte dei pipistrelli dorme di giorno e inoltre raramente attaccano gli umani. Mark è il proprietario di un hotel. Un giorno chiama la polizia dicendo che lo chef del suo hotel ha tentato di avvelenarlo. La sera prima gli aveva portato un avocado fresco di giornata e Mark era svenuto dopo il primo morso. I poliziotti esaminano la scena e interrogano lo chef, che nega tutto. Sul pavimento c'è ancora l'avocado. Osservandolo, gli agenti capiscono che Mark ha mentito. Da cosa l'hanno capito? L'avocado era ancora fresco. Se fosse davvero stato lì dalla sera prima, avrebbe cambiato colore nel frattempo. Stan ha incontrato uno sconosciuto che non aveva mai visto prima. Aveva sentito parlare di lui, ma nessuno ne aveva mai descritto il suo aspetto. Ciò nonostante, Stan capì immediatamente chi era il ragazzo. Com'è possibile? Beh, alcune persone si assomigliano più di altre. Il tipo che Stan aveva incontrato era il fratello gemello di uno dei suoi amici. Anna è stata a letto con la febbre per 3 giorni. Un pomeriggio sua madre va a trovarla, ma entrando in camera da letto non la trova. Chiama subito la polizia e gli investigatori individuano 3 persone sospette: Chris, Jenna e Mark. Erano tutti coinquilini di Anna. Tutti dicono di non essere stati in casa fin dal giorno prima. Ma quando gli agenti ispezionano le loro auto, scoprono subito che qualcuno ha mentito. Hai già capito chi? Hai 7 secondi di tempo per dirmelo. È stato Chris. La sua auto era parcheggiata troppo vicina al muro e proprio accanto a quella di Anna. Perciò, visto che Anna non è uscita di casa da 3 giorni, significa che nemmeno Chris si è mai mosso da lì. Amy e Chris hanno un figlio di nome Noah. Sabato sono usciti per cena e hanno lasciato Noah a casa. Quando sono tornati, il bambino era sparito. Allarmati, i genitori hanno chiamato la polizia. Il detective ha interrogato tutti coloro che erano in casa. La babysitter ha detto che stava preparando lo zaino di Noah per il giorno dopo. La cameriera ha detto che aveva passato la giornata a pulire i bagni. Lo chef ha detto che stava preparando la colazione per la mattina dopo e non aveva sentito nulla. La polizia ha immediatamente capito chi è stato. E tu riesci a capirlo? È stata la babysitter. Era sabato e i bambini non vanno a scuola la domenica. Sei bloccato su una piccola isola disabitata. Non hai una radio, un telefono cellulare o altri mezzi di comunicazione. Inoltre, sull'isola non ci sono alberi per emettere segnali di fumo. Dopo 2 giorni, noti un elicottero che sorvola l'area. Sta volando troppo in alto per individuarti. Come puoi attirare la sua attenzione? Raccogli alcune pietre e usale per scrivere SOS sulla sabbia. Katie, un'investigatrice privata, decide di andare a sciare in Francia. E mentre sta aspettando nella hall dell'albergo, il direttore annuncia che sta cercando dei traduttori. Ha bisogno di aiuto per tradurre alcuni documenti importanti. Gli servono persone che parlano diverse lingue. Katie si offre di aiutare nella selezione. Maya dice che vive in Germania e parla tedesco. Rob dice che tempo prima ha vissuto a Singapore e che conosce il mandarino. John dice di aver vissuto per 10 anni in Brasile e di parlare il brasiliano. Katie capisce subito che uno dei candidati mente. Riesci a capire chi?
John. In Brasile parlano portoghese, anzi parlano soprattutto di calcio. Sul tetto di un grattacielo ha aperto un nuovo ristorante. Un critico gastronomico è invitato ad assaggiare e valutare i piatti. All'improvviso però scoppia una tempesta e scatta un allarme. L'edificio deve essere evacuato immediatamente. Il nostro critico fugge e trova 3 ascensori. Deve sceglierne uno per restare in vita. Dietro il primo troverà decine di serpenti velenosi che strisciano sul pavimento. Nel secondo, 3 leoni affamati ruggiscono paurosamente sentendo il suo odore dietro le porte. Il terzo ascensore è colmo d'acqua e vi nuotano 2 squali. Sarebbe proprio il caso di chiamare gli architetti e capire perché ci sono serpenti, leoni e persino squali negli ascensori, ma prima bisogna decidere da dove scappare. Qual è allora l'opzione migliore? Hai 7 secondi di tempo per decidere. È il terzo ascensore. Una volta che le porte si apriranno, l'acqua e gli squali si riverseranno all'esterno e il nostro eroe potrà fuggire. Un astronauta deve eseguire una passeggiata spaziale. Attende l'ok dal centro controllo a terra per uscire dalla stazione spaziale, ma le comunicazioni sono fuori uso sin dalle 4 di mattina. Mentre aspetta che qualcuno risolva il problema, l'astronauta sparisce. Tra i suoi colleghi a bordo della stazione spaziale c'è chissà cos'è successo. Ma chi? Harry dice che stava dormendo al momento dell'incidente. Nick dice che stava leggendo un libro nella sua cuccetta. Jenna racconta invece che stava parlando con il centro controllo a terra. Chi ha mentito? Hai solo 7 secondi per decidere. È stata Jenna! Le comunicazioni erano interrotte sin dal mattino e Nick non ha avuto l'ok per iniziare la sua missione. Will sta camminando lungo i binari di una ferrovia, quando ecco arrivare un treno a tutta velocità verso di lui. Appena lo vede, Will decide di correre verso il treno per sopravvivere. Perché? Perché era in una galleria. L'unico modo che aveva per salvarsi era correre verso il treno fuori dal tunnel e poi saltare di lato. La morale della storia? Meglio non mettersi a camminare sui binari. Un uovo deve cadere per 100 metri senza rompersi. Non si può rallentare la sua caduta o attutire il suo atterraggio. Come si può fare? Fai cadere l'uovo da un'altezza superiore ai 100 metri e non si romperà per i primi 100 metri. Rob lavora come meccanico all'interno di un garage. Un pomeriggio esce per prendere delle provviste. Quando torna, nota un gran casino nel garage. L'intruso aveva cercato di rimettere tutto come era prima, ma si è scordato alcuni piccoli dettagli. Riesce a vederli? C'è il segno di rossetto sul bicchiere di caffè di Rob e la sedia è abbassata. Allora, procedi lungo la riva del fiume, ma una piccola distrazione e... Oh no! Un serpente velenoso ti ha morso la gamba. Puoi fare solo una cosa su 3 per salvarti la vita. Quale? Succhia via il veleno con la bocca. Applica un laccio emostatico attorno alla gamba per non far entrare in circolo il veleno. Mantieni la calma e stecca la gamba per limitare i movimenti. Hai già gli occhi offuscati, sbrigati. Ora hai solo 5 secondi. Non tentare mai di succhiar via il veleno con le labbra e non applicare mai un laccio emostatico se ti morde un serpente. Meglio invece immobilizzare l'arto ferito e mantenerlo sempre più in basso del cuore. Strappa via i vestiti attorno alla ferita, in caso di gonfiore. Il proprietario della gioielleria Ametista chiama la polizia. Vuole denunciare il furto di alcuni preziosi diamanti. Gli investigatori sono già al corrente di altri furti simili avvenuti in città. E ora hanno capito come cogliere in flagrante il ladro. Le gioiellerie che hanno subito furti sono Alvaro, Antonio, Aquaring, Ametista. In città ci sono altre 5 gioiellerie. Quale sarà la prossima sulla lista del furfante? Arte e gioielli. Tutte le gioiellerie derubate iniziavano con la lettera A.
James era al lavoro quando ha scoperto di aver vinto alla lotteria. Ha detto al suo commercialista che voleva dare metà dei soldi al suo miglior amico Jack. Ma poi tutti quanti hanno cominciato a dire che erano Jack per ingannare il commercialista e ottenere i soldi. Riesci a capire chi è il vero Jack? Hai 7 secondi. È quello che indossa il braccialetto uguale a quello di James.